Ciao a tutti, ben ritrovati con Bibi Prof. Questo video è rivolto ai ragazzi che hanno finito la scuola media e devono affrontare la scuola superiore, quindi che cosa bisogna sapere di matematica per andare alla scuola superiore. Ho preparato una presentazione con la tavoletta grafica e vi lascio il video. Ciao, a presto da Bibi Prof. Eccoci qua ragazzi, che cosa serve sapere di matematica per andare alla scuola superiore? Io so che chi è uscito dalla terza media può avere un pochino di preoccupazione, no? Si va in una scuola diversa, in un liceo, in un istituto professionale o tecnico e sinceramente le incognite sono tante. Io posso darvi qualche piccolo consiglio per quanto riguarda la matematica. È importante arrivare alla scuola superiore con una buona preparazione, quindi chi arriva dalla scuola media ben preparato sicuramente vive di rendita per un pochino, ma chi invece ha arrancato fino all'ultimo giorno dovrà sicuramente darsi da fare. Vediamo. Allora, intanto dipende dalla scuola secondaria superiore, ma questo lo sappiamo, è ovvio che chi va in un liceo scientifico deve sapere tutto, tutto, di più di tutto, tutto quello che è stato fatto nella scuola media, quindi avere una bella conoscenza approfondita della geometria, avere una conoscenza approfondita dell'algebra, tutto quello che si è fatto servirà e meglio lo sappiamo, meglio è. Chi invece va in un istituto professionale, ovviamente le richieste lì sono un pochino più tranquille. Le cose si fanno, perché i programmi si fanno dappertutto. Io ho insegnato anche al liceo scientifico, ho insegnato anche in un istituto professionale per il turismo, anche se attualmente sono anni e anni che insegno nella scuola media. E gli argomenti si fanno, quindi la preparazione viene data, poi dipende dal singolo quanto vuole impegnarsi. Però i ritmi sono diversi e le pretese sono un pochino più morbide, quindi dipende molto dalla scuola superiore. Ma ci sono alcune cose però che assolutamente bisogna sapere, quindi per tutti è fondamentale avere un'idea degli insiemi numerici, e poi adesso vi spiego meglio, il calcolo con i numeri relativi, quindi tutte le operazioni di algebra base, le proprietà delle potenze, perché ricorrono sempre, il calcolo letterale, assolutamente, saper risolvere una semplice equazione di primo grado, un'idea di come funzionano i sistemi di riferimento, quindi il piano cartesiano, e un'idea per tutti della geometria piana, della geometria di base e dei fondamentali teoremi, principalmente il teorema di Pitagora. Vediamo in dettaglio. Allora, vediamo sugli insiemi numerici che cosa possiamo dire. Gli insiemi numerici li abbiamo visti durante la scuola media, al liceo li approfondirete e poi farò un video anche specifico sugli insiemi numerici. Praticamente noi sappiamo che abbiamo dei numeri interi, quindi numeri naturali, abbiamo i numeri razionali, quelli con le frazioni, per intenderci, abbiamo i numeri relativi, quelli col segno più e meno, quindi dobbiamo essere in grado di calcolare, di fare un'espressione, di operare con questi numeri particolari, quindi anche con le frazioni, con i numeri relativi, tutto quello che si è fatto praticamente di calcolo nel percorso di prima, seconda e terza media, e anche saper svolgere qualche problema utilizzando i numeri. Quindi ragazzi, se non sappiamo fare i calcoli, se davanti a un'espressione con le frazioni o con le potenze siamo in difficoltà, è meglio darsi da fare prima, correre ai ripari, perché poi alla scuola superiore si va molto veloce, molto veloce. Non ci sono più i tempi di sedimentazione della scuola media, i professori hanno dei programmi ampi, hanno tante persone da seguire e quindi si va in maniera molto molto rapida. Per questo, anche se la maggior parte degli argomenti vengono ripresi, è importante una certa velocità di calcolo, quindi allenatevi tantissimo sul calcolo base, frazioni, potenze, espressioni di vario genere. Poi, sempre per rimanere sugli insiemi numerici, fondamentale alle superiori è il calcolo con i numeri relativi, quindi l'insieme dei numeri relativi, sapere come si utilizzano i segni,
le quattro operazioni con i numeri relativi, ma anche le potenze, quindi anche numeri che possono avere un esponente negativo, saper svolgere delle espressioni con i numeri relativi. Tutte queste cose io le ho fatte nei video. Ho tantissimi video di scuola media dove potete trovare tutti gli argomenti di scuola media e poi ho fatto anche una bella carrellata di video, una ventina di video sulla scuola superiore, prima, seconda superiore. Quindi se volete avere un'idea di che cosa vi aspetta, cominciate anche a guardare questi video della scuola superiore. Quindi fondamentale cominciare il liceo, ma anche un qualsiasi tipo di istituto, con una certa facilità di calcolo con i numeri relativi, sapere cosa fare. Poi vediamo un po' qui. Allora, fondamentale il calcolo letterale, perché subito dopo un periodo in cui si riprendono i numeri relativi, si passa al calcolo letterale, quindi i monomi, i polinomi. I prodotti notevoli, di solito alle medie i prodotti notevoli si fanno i più facili, però poi alle superiori si parte con tutta una serie di prodotti notevoli e bisogna saperli bene. Al liceo scientifico in particolare se ne fanno, gli esercizi diventano molto difficili, quindi bisogna avere la mente molto lucida, ma soprattutto avere delle conoscenze di base molto solide. Quindi chi va al liceo scientifico particolarmente si faccia un bel ripasso di monomi, polinomi e prodotti notevoli. Trovate tutto nei miei video, andatevi a vedere le playlist di algebra e trovate sicuramente tutto quello che vi può servire per il calcolo letterale. Questo l'abbiamo visto, quindi abbiamo visto anche questo. Allora, poi bisogna anche saper fare un pochino le equazioni. Alle medie si fanno soltanto le equazioni di primo grado. Poi alle superiori imparerete quelle di secondo grado, eccetera. Però bisogna avere un'idea di come si fanno queste equazioni, quindi i principi di equivalenza, il primo principio, il secondo principio, che ci permettono di risolvere un'equazione, e quindi trovare l'incognita e anche soprattutto risolvere dei problemi con equazioni. Nel mio canale trovate anche questo, quindi andando a vedere la playlist di algebra e la playlist sulle equazioni, andate a trovare anche dei problemini e degli esempi di come si possono risolvere dei problemi con le equazioni di primo grado. Poi il piano cartesiano. Allora, il piano cartesiano può essere svolto nella scuola media a vari livelli. Si può fare veramente di tutto e si può fare anche molto poco. Bisogna però avere un'idea che ci sono delle coordinate, bisogna avere un'idea che ci sono dei punti che vengono definiti, individuati da due coordinate, dalla x e dalla y. Quindi saper rappresentare i punti, saper unire questi punti e rappresentare delle figure sul piano cartesiano. Saper trovare la distanza tra i punti e particolarmente se si parla di segmenti obliqui, saper utilizzare il teorema di Pitagora sul piano cartesiano. Poi molti alla scuola media fanno anche le rette e delle semplici funzioni sul piano cartesiano, ad esempio la parabola. Tutto questo lo trovate nei miei video, quindi se volete farvi un ripasso del piano cartesiano andatevi a cercare anche queste cose perché sempre dipendendo dal tipo di scuola superiore, almeno un'infarinatura di sistemi di riferimento, quello dovete senz'altro averlo. E poi, per quanto riguarda la geometria, anche qui dipende molto dal tipo di scuola. Allora, la geometria, oserei dire, è un po' meno importante dell'algebra all'inizio. Qualcuno è felice perché ci sono quelli che proprio la geometria non la sopportano, dicono: ah, meno male, mi lasciano un po' in pace con la geometria. Per quanto riguarda gli istituti professionali, tecnici e altri tipi di scuole, si punta tantissimo sull'algebra. Invece, ad esempio, nel liceo scientifico la geometria serve un po' di più perché si fanno tanto le dimostrazioni. Cosa è importante sapere? La geometria piana, i triangoli, tutte le proprietà dei triangoli, perché da lì partono tutte le dimostrazioni, bisogna saperle molto bene, i quadrilateri, bisogna ovviamente saper trovare le aree, i perimetri, eccetera. Il teorema di Pitagora, quello è assolutamente fondamentale, non si prescinde. Poi nella scuola media si studiano anche altri teoremi, il teorema di Talete, i teoremi di Euclide, e anche quelli servono, ma se non sapete il teorema di Pitagora, ragazzi, proprio no, non andate da nessuna parte. Applicazioni, di applicazioni del teorema di Pitagora ce ne sono parecchie.
parecchie. Io ho fatto dei video con le applicazioni al triangolo equilatero e al quadrato, quindi uso di radice di 2, radice di 3, andateveli a cercare perché ve li ho fatti negli anni e li trovate. E anche circonferenza e cerchio, anche circonferenza e cerchio è importante appunto avere una buona conoscenza anche di questo. È ovvio che più sapete, più vi rende facile il vostro percorso, perché poi quando si va alla scuola superiore non c'è solo la matematica, vi trovate con tante materie nuove, chi ad esempio dovrà fare il latino, il greco, oppure chi comincia a fare fisica, chi fa filosofia, chi invece, non so, affronta materie tecniche o materie sul diritto. Quindi ci sono poi altre cose da pensare. Se voi avete ben chiare le cose fondamentali della matematica della scuola media, sicuramente potete vivere un pochino più sereni. Quindi la geometria. Equazioni, piano cartesiano, geometria e poi, ecco, importante, questo l'avevo messo anche nell'altro video della scuola della prima media, cioè quando si va in un posto nuovo c'è l'ansia, c'è la preoccupazione, c'è l'incognito di dire oddio, dove vado, cosa faccio, come faccio, perché comunque non è solo lo studio, c'è tutta una situazione di adattamento, di ambientazione, gente nuova, prof nuovi, compagni nuovi. Quindi l'importante è essere sereni e avere un bel atteggiamento positivo, di dire io ce la posso fare. E come dicevi, prof, la matematica è facile. La matematica non è sempre facile, ma è facile se ci mettiamo nella condizione di affrontarla con serenità. È possibile che i vostri genitori abbiano avuto una brutta esperienza alle superiori e quindi vi abbiano raccontato episodi tremendi di quella prof cattivissima che bociava tutti. È possibile che abbiate avuto cugini, fratelli e amici che sono stati rimandati, che hanno avuto il debito di matematica e quindi temete di non farcela, ma dovete partire con le buone intenzioni, con la fiducia e con un atteggiamento positivo. Io ce la posso fare. Cosa devo fare? Devo impegnarmi. Devo conoscere tutto quello che c'è da conoscere di base, quello che mi hanno insegnato nella scuola media, per affrontare serenamente poi tutto quello che avviene alle superiori. Quindi tenete duro, qualche 4-5, ma anche qualche 1,5-2 vi capiterà di prenderlo nelle prime verifiche di scuola superiore, ma non perdete coraggio perché comunque si recupera. Basta studiare e non perdere mai il ritmo. Non si studia per la verifica. Si studia sempre, si studia sempre. Allora, se ci mettiamo nelle condizioni giuste, ragazzi, la matematica è facile. Auguri a tutti quelli che affronteranno la scuola superiore. Io sono sicura che sarà un percorso bellissimo se partirete veramente col piede giusto. Auguroni, la matematica è facile. Ciao, ciao da BB Prof.